Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo pacco c'è un monitor, c'è qualcosa di incredibile che se continuiamo così lo spacchiamo subito. Che monitor è? Spiegaci. È un Hitech 32 pollici. Non stai a sbirciare. È un Hitech 32 pollici, 144 Hz, 2K, anzi Quad HD, sennò poi mi dicono che parli come magno, ok, va bene? Bene, posso. bene, quindi... Abbiamo già recensito il 24 pollici, 144 Hz, che è stato molto discusso, in realtà abbiamo elencato pregi e difetti, ho elencato perché Stefano non è in grado di fare recensione dei monitor, infatti non so neanche perché lui oggi è qui. Stavo qua. Stavolta però tocca al 32, siccome questo fa parte della seconda linea di monitor, quella un po' più nuova prodotta da Hitech, vediamo se sono stati risolti i difetti, i problemini che aveva il suo predecessore. Questo poi è bello grande, ma perché io devo continuare a carezzare prima. Apri, vediamo cosa c'è all'interno. Oltre al monitor, allora partiamo dal prezzo. Momento in cui stiamo registrando, vi dico che il costo medio di un monitor da 27, neanche da 32, 144 Hz 2K è di, facciamo, 400 dalle 400 alle 500 euro. Questo però è da 32 e mi costa meno di 400 euro, quindi attenzione. Tre prese HDMI, una DisplayPort, quindi comunque qui ho voglia a collegarci. DisplayPort per 144 è obbligatorio, però tre HDMI per quanto riguarda, ci attacco la console, ci attacco, insomma non sono cose che hanno tutti, quindi da apprezzare. C'è anche un'uscita. Non c'è la DVI, ormai obsoleta. Obsoleta. La basetta devo dire carina, eh? Questa è in Ergal, ricavata dal pieno. Non credo. No, non credo neanche io, però comunque è in metallo, non è plastica. Quindi sì. Beh, vedi un po', un 32 come lo sarà oggi. Beh, cacciavite. Devo dire che... Allora, dopo qui c'è anche un tappino che adesso non andremo a mettere, che una volta che lo mettete quello è incastro, per toglierlo poi diventa difficoltoso. Però qui possiamo andare ad avvitare la base, che esteticamente il rosso mi piace molto, lo fa molto racing. Questa è la vite invece che c'è sotto, però è bella, devo dire che comunque l'effetto fino non è ingombrante. Il problema di questi monitor è che queste basi spesso, per renderli molto stabili, le fanno secondo me troppo grandi. Esatto. Questa cosa l'abbiamo vista anche su alcuni modelli di MSI, l'ho diciamo criticata più volte, perché è vero, ok, farlo stabile, però certe volte non c'è lo spazio poi per mettere la tastiera. Allora, una cosa diciamo, allora, carina la base, un piccolo punto negativo è il fatto che non si può sganciare rapidamente, quindi questo non è il classico monitor da... lo porto, sgancio al volo il dietro perché magari c'ha la clip che mi fa sganciare tutto la parte posteriore del monitor. Ma chi è che se porta a spasso un 32? Magari ti fa una LAN all'improvviso un sabato sera, organizzi gli amici una pizzata in una LAN e ti porti il monitor. Non si può sganciare, va detto, perché comunque diciamo nella struttura di un monitor c'è anche questo. Qui lo state vedendo montato sulla nostra postazione full Hitech che c'è esposta in negozio. Vedete la tastiera X30, il mouse G60 e il monitor che è un 32. La scrivania è da ben 122 cm. Come vedete c'entra comodamente sia il monitor sia il case, che è un OptoX. Fa la sua bella figura sicuramente sia su questa scrivania, ma potrebbe farlo anche sulla vostra, perché come vedete il bordo e il fatto che è curvo gli dà un look molto 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 moderno. L'ingombro secondo me è giusto, anche se non tutti purtroppo a casa hanno spazio per un 32 pollici. Comunque ci tenevamo a farvi vedere come sta o come potrebbe stare sulla vostra scrivania. Qui invece lo state vedendo in azione su un video 4K, l'ho guardato insieme a Stefano, siamo rimasti comunque molto colpiti dalla qualità in relazione al prezzo, perché il pannello è veramente bello, i colori sono belli nitidi, non ha angoli più chiari, il cosiddetto backlight bleeding, quindi ampiamente promosso da questo punto di vista. Mi sono poi fatto anche una bella partita a CSGO, che è il mio gioco principale, e vi dico che non ha niente da invidiare a monitor più costosi. Il tearing che state vedendo, ve lo dico già adesso, è causato principalmente dalla nostra fotocamera, che non riesce a catturare 144 fps, però dopo averlo provato vi posso dire che sono rimasto soddisfatto. I colori non sono esasperati, il nero è abbastanza nero, è un tipo di pannello che va bene per tutto e va bene ovviamente anche per gaming. Che cosa hanno migliorato oltretutto?
il menu, il sottomenu del monitor stesso, se prima era molto office, diciamo, sulla linea precedente, qui ci fa scegliere molte più cose. Ha un look sicuramente più adatto al tipo di monitor. Ha dei difetti? Sì, ce l'ha, e quello il principale lo state proprio vedendo. Ha una cornice nera che segue tutto l'andamento del monitor, che purtroppo va a diminuire l'impatto estetico, calcolato il fatto che è borderless. Adesso provo a farvelo vedere con la GoPro. Se vedete, praticamente è difficile da capire, però dove c'è il mio dito è qui che finisce il bordo. In realtà il bordo che voi vedete, si riesce a capire, è circa il doppio della parte in plastica, perché il monitor ha un suo bordo interno sul pannello che non è esterno, quindi non è in plastica, però effettivamente c'è. Quindi il bordo è sottilissimo, però quando è acceso praticamente si raddoppia. Non è ovviamente l'unico monitor ad avere questo difetto, però comunque ci sembra giusto segnalarlo. Che cosa ne pensiamo? Vi dico che cosa ne penso io, perché Stefano in questo momento non c'è, quindi chiudo il video da solo. Vi dico che secondo me sono stati fatti degli ottimi passi avanti. Al prezzo proposto è sicuramente un ottimo monitor, è indicato sicuramente a chi col PC vuole farci tutto e magari ha anche un occhio più attento al portafogli, perché a seconda dell'offerta potete trovarlo comunque a seconda a meno di 60, 70, 80, a volte anche 100 euro in meno della concorrenza. Quindi a quella cifra, se non siete proprio dei fan dei dettagli, io lo prenderei quantomeno in considerazione. Volendo, noi li abbiamo anche in negozio, possiamo in caso ordinarlo. Che altro, diteci voi che cosa ne pensate, e niente, se avete avuto esperienza con questo monitor o con monitor similari o della stessa serie, io per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.